Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha sconfitto la statua dell'eroe del mare. E ora ci ritroviamo dentro il corpo di Bowser, innaffiato d'acqua. Che zona di preciso del corpo non si sa, visto che però... Ecco l'insegna Globin. Quando sei sopra il tubo come adesso puoi premere giù per infilarti dentro. Fai una prova Globin. Grazie, ma già lo sapevamo. Allora, non credo che il blocco questo qui azzurro scompaia se togliamo l'acqua, quindi... Una sveglia rivincita, incredible. Allora, proviamo a scendere per i vari tubi e vedere dove finiamo. Ok, MMLLM. 1, 2... 3, 4 e 5. Hai ottenuto un pezzo del puzzle. Il sacca vascolare. Perfetto, siamo nella vasca vascolare. C'è qualcosa qua sopra? Ovviamente no. Tuk tuk tuk. Proviamo nel tubo verde. Non si può scendere, va bene. Facciamo smettere a Bowser di bere? Sai cosa? Aspetta un attimo. Quello lì dovrebbe seccarsi senza acqua. Esatto. Oh, i pidocchi. Che tra l'altro... Aia. Stavo per dire, dovrebbe fare gli stessi attacchi di quello della statua di prima, però no, mi sono confuso. Ovviamente lo scontro con lui essiccato e lui pieno d'acqua sono due scontri diversi. Non cambia relativamente nulla, se non sbaglio, a livello di come si dice, punti esperienza, ma facciamo una prova. Abbiamo preso 10 punti per uno solo. Stai fermo? Ecco fatto. Oh, vabbè. Questi in teoria non dovrebbero contare molto. Ho sbagliato. Stavo schiacciando la X pensando che fossimo ancora in Partners in Time. Che scemo, pensavo ancora di veri bambini che dovessero usare i martelli. Allora, se prendiamo all'incirca facciamo 14, vuol dire che lui da 10 e gli altri due hanno fatto 2 a testa. Se è 10 più un altro numero, vuol dire che comunque, come ho detto, non è cambiato nulla a livello di punti esperienza. Nel caso invece fossero aumentati, ovviamente 16, faremo ancora questi qua acquatici. Come ho detto, però mi sa che non è cambiato nulla, perché erano 3 punti i Goomba cellulari più questi qua. Questo qua. Allora, altro pezzo del puzzle. Parababarababam. Perfetto, la sacca vascolare. Siamo a 2 su 10. Ce ne mancano 8. Okidoki. Non ho fatto veramente in tempo a evitare perché mi stavo già muovendo. Solo che il gioco mi ha anticipato facendo cadere lui. Perfetto. All'incirca, 15 HP. Ecco fatto. Lo scopriamo subito. Dove vai? Lo scopriamo subito. Se Mario uccide questo qua, in teoria... Esatto, saranno all'incirca 15-14 HP. Da chi va? Aia, dai Mario però. Che stronzo che sei. Allora, io, allora, ho sempre adorato questo gioco. Bowser Inside Story mi è sempre piaciuto. Non quanto Superstar Saga, lo ripeto. Però i tempismi dei pugni di Bowser e dei martelli di Mario e Luigi non li ho mai capiti. Mai, mai. Zero, nisba, niente, nada. Cosa aumentiamo? C'è qualcosa che ha un 6? No. L'unica cosa che aveva un 6 erano i baffi. Allora andiamo di 5 in attacco. Yes, cacchio. Qua ho dovuto aspettare un sacco perché vedevo tanti 1 e tanti 3. Ho visto un 4 e un 5. Ce l'abbiamo fatta. Campioni del mondo. Allora, con calma. Via dall'acqua. Appare tubo? No, scompare cellula azzurra.
torna a bere acqua. Tanto Bowser mi sa che in questo episodio lo usiamo solo in questo. Di qua non c'è nulla, vero? No, va bene. Basta acqua. Perfetto, il tubo è riapparso. Prima di passare da questo tubo, a sto punto andiamo da quel tubo a vedere cos'altro c'è. Dai. Allora, nonostante io adori questi giochi e praticamente tutta la saga, ecco un chiacchiera globin. Questo cancello cromosomico reagisce soltanto bene ad elementi elettrizzanti. Se trovate un elemento elettrizzante lo incastrate nello spazio al centro, sbam! Caspito globin! Ok, quindi dobbiamo trovare qualcosa con questa forma, eh? È tutto molto chiaro ora. Allora, uno. Quindi dobbiamo trovare una forma, una cellula, qualcosa, forma stellare. Dobbiamo trovare altri, vediamo, abbiamo detto. Siamo a 4, già ne mancano 6, altri 6 tasselli. Qua c'è qualcosa, no. Ok, sapevo che non mi avresti preso perché sei tronfio d'acqua. Perfetto. No, eliminiamo prima il bollamaco. Ho voglia di uramaki ora. Continua a premere X e Y. Dio mio, c'ho ancora in testa Partners in Time, santo cielo. Perfetto. Vai. Oh, stavo per dire vai Mario. Ah, troppo presto. Stavo per dire vai Mario, che così uccidiamo già sti palloncini. Ecco fatto. Incredibile che già abbiamo ucciso questi qua con gli spuntoni in realtà. Ai, è troppo tardi questo giro. Oggi ho dei tempismi orribili. Perfetto, bravo Gigi. Dobbiamo aumentare l'attacco, Gigi. Dobbiamo aumentare l'attacco, sennò qua non si va avanti, ciccio bello. 19 di attacco. In realtà non è neanche terribile. Però... Yes! Yes, santo cielo, bravo Gigi. Bravo. Allora, con calma. Qui abbiamo altro blocco. Taratataratatan. Tra l'altro dobbiamo andare anche nell'altro tubo dove eravamo poco fa, quindi con calma. Vediamo tutte le zone. Oh, mi ricordo di lui. Sembrava fatto di mochi. Quel dolce giapponese, tutto morbido. Ah, speravo di averlo ucciso, sincero. Ecco, fatto. Sai che in realtà forse... Sì, no, beh, avranno all'incirca 15. Uff. Dio mio. Per un attimo pensavo di essere stato preso, ma perché pensavo di aver sbagliato il tempo. Ecco qua, bravo Gigi. Come ho detto, se riusciamo ad aumentare subito il livello dei bros, sono più che contento, perché almeno riusciamo già a essere efficaci contro la maggior parte dei nemici presenti. Come ho detto, non ho neanche... non me lo ricordavo sto attacco. Non ho neanche, a parte appunto zona fine gioco, una zona di farming per questo titolo. E sinceramente, Mario, dai, cacchio, il tempismo era giusto. Non ho neanche intenzione, probabilmente, di mettermi qui a... Ok. Bravi tutti e due. Stavo dicendo, mettermi qui a farmare punti con nemici deboli. Ah, in questo titolo i funghi ti curano di 30, neanche di 20. Ero già andato sul sicuro io. Vediamo. Aspetta. Ah, vabbè, volevo colpirlo con Mario che a quanto pare fa un po' più di danno. Ma non importa. L'importante è fare i tempismi giusti, giusto? Perfetto.
Ma dai, l'avevo lasciato. Che palle, l'avevo lasciato giusto io. Vai da Mario, per favore. Perfetto, così. Quelli puntoti li abbiamo tolti. E anche questi cicciotti li abbiamo levati dalle scatole. Proseguiamo il nostro giro. Ah, non possiamo proseguire il nostro giro attualmente. Questo perché abbiamo bisogno, aspetta, di un'abilità per poter proseguire. Abbiamo bisogno di un'abilità che forse sbloccheremo tra poco, vero? Non si entra qui. Allora, comunque, sì. Probabilmente devo tornare indietro nel tubo da cui siamo entrati. Però abbiamo trovato la cosa puntuta elettrica. Dicevo, dobbiamo ritornare nel tubo da dove siamo arrivati, perché qua stiamo proseguendo. Ecco qua però un altro frammento. Siamo a 5 su 10, giusto? No, 6, ce ne mancano 4. Ok, vediamo dove arriviamo di qua. Di sotto. Ah, vuoi vedere che in realtà questo non c'entrava nulla e mi portava solo, esatto, a questo. Vabbè, qualche moneta in più non ci fanno schifo. E un fungo. Va bene, grazie. Sono venuto qui per nulla, insomma. No, beh, c'è qualche nemico. Magari. Let's go! Ok. Perché la voce è stata così... ci è voluto così tanto perché arrivasse? Boh, vabbè. Ecco qua. Ecco fatto. Crepaci. Manchi solo tu, forza. Bravo. Pam 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 pam. Vabbè, dei funghi. Buttali via, voglio dire. Allora, fungo cura. Qui non c'è nulla. Vediamo da questo lato. Sì, da questo lato c'è solo uno shortcut, immagino. Va bene. Torniamo dove eravamo poco fa. Proseguiamo. Dobbiamo andare a prendere quel coso lì stimolante. Uccidere questo calamaro. I cosi puntuti non li tocchiamo neanche perché... tanto con una martellata li uccidiamo. Via calamaro. Ah, non so perché pensavo avesse fatto l'attacco in salto. Totally stupid. Vabbè, questo non lo commento neanche. Ci siamo colpiti a Vicenza. Di questo. Perfetto. E sì, l'ho detto apposta che ci siamo colpiti a Vicenza. Mi faceva molto ridere la cosa. Da chi vai? Mario, ovviamente. Ecco fatto. Pa, pa, pam, 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 pam. E Mario è salito di livello. Sapete che non ho idea, o meglio, non mi ricordo assolutamente a che livelli salgono il rango. Zero totale. Sono sicuro che però qualcuno di voi se lo ricorda e me lo scriverà nei commenti. Bella, bella 5 di punti vita. Bravo Mario. Non che ci servissero così in modo eclatante, per carità, però era una delle poche statistiche che ho visto che aveva un 5. Giustamente. Allora, tu devi morire perché sei abbastanza pericoloso. Non in modo così eclatante, però. Non mi ricordo in quale direzione guardi quando spari. Aia. Quindi quando guarda verso l'alto di là è verso Luigi. Va bene. Riusciremo a prendere un 5 in punti azione? No. Però un 5 in baffi... non mi posso lamentare. Mi sembrava di aver visto un 6, ma ho visto 5... abbastanza frequenti. Ho detto, vabbè, puntiamo al 5. Se riusciamo al 6, però... il 5... come avete fatto a mancarlo in 2? Il 5 non lo schifiamo.
preferivo totalmente il guscio di Partners in Time. O meglio, ormai mi ero abituato al tempismo di quello. Questo qua devo ricominciare da zero. Ecco fatto. Da Mario. Aia. Ma perché sono scemo e non l'ho lasciato? Ah, è la stessa domanda che si fanno. No, vabbè, guarda. Lascio stare perché sono argomenti assai delicati che includono persone che conosco, quindi lascerò perdere. Lascio stare e va bene così. Allora, ecco un insegnante globin. Dai tubi ogni tanto fuoriesce del bruciagnesio, così piccante da infuocare la gola. Il bruciagnesio è un minerale leggero che quando galleggia scivola via non appena spinto. Ottimo. Ecco fatto. Ecco. E quella sarebbe una proteina. Mi stai palesemente prendendo per il culo. Buona, buona, buona. Oh, cazzo! Brucia! Ah, è passato, va bene. Grazie. È stata buona, però. Ai. Allora, a proposito di ai, brucia. Ecco fatto. Oh, epidocchi. Io sono abbastanza sicuro che Mario, col prossimo colpo di questo qua, ci muore. Speravo in un colpo fortunato di Gigi. Sincero. Uff, per un secondo ero sicuro che sarebbe morto Mario. Niente. Oggi ho dei tempismi sbagliatissimi. Oggi ho dei tempismi di merda. Non capisco neanche il perché. Ecco, questo lo lascia e questo va da Mario. Oggi, ti giuro, mi sparo. Oggi mi sparo perché ho dei tempismi orribili. Santo cielo. Non ho mai fatto un episodio in cui ho preso così tanti danni. Mai. Beccati anche uno sciroppo, dai, così ti svegli magari. Io mi faccio una sorsata, così mi sveglio magari anche io. Cazzo. Non possiamo essere già al sesto episodio e ho preso così tanti danni. Questi sono i motivi per cui io una no damage run in qualsiasi gioco non la potrei mai fare. Io per anche una stupidata, magari una deconcentrazione minima. Oggi mi sparo. Una deconcentrazione minima. Finirei a prendere anche quell'unico danno stupido che magari finisce la run, mi uccide, queste stronzate qua. E ti giuro che non ho idea del perché. Oggi sono totalmente fuori, ma non ho idea del perché. Ho dormito anche abbastanza. Mario, Luigi, MM, Luigi. Mario, Luigi, MM, Luigi. Taratataratan. Perfetto, ce ne mancano solo tre. Qual è il prossimo attacco? Il fiore? Potrebbe essere il fiore. Non mi ricordo. Allora, cosa c'è di bello qui? C'è un altro tassello attacco. Maestro Toad! Oh, giovani! Buonasera! Signor Mario, signor Luigi, state bene? Sì, e lei che cosa ci fai lì? Dopo essere stato risucchiato da Bowser, mi sono perduto. Ho vagato senza mete e senza accorgermi mi sono infilato qua dentro. Maestro Toad, dov'è Peach? Non è con te? Cosa odono le mie orecchie? Anche la principessa è stata risucchiata come noi! Eh già, siamo stati risucchiati tutti quanti. Accidenti. Ma se neanche Maestro Toad sa dov'è la principessa Peach. Oh, principessa, starà bene. Sei tutta sola dentro il cupo corpo di Bowser. Sola e abbandonata in questi luoghi unti e appiccicosi. Principessa! Ho potato. Cosa? Ah, giusto, dobbiamo tirare fuori da lì Maestro Toad. Derelitto!
Però questa parete non verrà mai giù a martellate. Mario, guarda! Se no io ti prendessi a martellate come l'altra volta, riuscirete a passare là sotto? Sei sicuro? C'è qualcosa laggiù? Sì, esatto. Ma come pensi di passare per una fessura così piccola? Oh, mi ricordo di un'abilità che avevamo ottenuto anni fa. Ti ricordi a Fagiolandia, Luigi? Lo facevano anche i bambini. Ah già, quando lì si schiacciavano col martello, è vero, c'hai ragione. Perché ogni viaggio che facciamo ci dimentichiamo le abilità precedenti? Vuoi cambiare le icone con il tasto R? Sì, fammelo fare. Fammelo fare! E poi premere B per rimpicciolire Mario con una martellata. Funzionerà! Ciao! Accidenti se funziona! Così piccolo Mario potrà infilarsi negli spazi più stretti. Certo che solo due come voi potevano pensare a una cosa del genere. Hai ragione! Ehi, aspettate! Ma come si fa a far tornare Mario grande come prima? Basta che mi colpisce un'altra volta! È facile! Ecco fatto! Visto? Come nuovo! Ah, basta colpire di nuovo Mario con una martellata per farlo tornare grande. Dai, vai a vedere cosa c'è in fondo a quel passaggio. Ci penso io. E tra l'altro con questo dobbiamo tornare nuovamente indietro a farci tutto il percorso di prima. Finalmente libero, signor Mario, signor Luigi, vi ringrazio di cuore. Adesso andate alla ricerca della povera e infelice principessa Peach. Oh, yeah. Ci pensiamo noi. Ho fiducia in voi, salvate la principessa a qualunque costo. A proposito, mentre venivo qui ho visto un grosso insetto piatto tra le fessure della parete. Non oso neanche immaginarlo, ma forse alla principessa. No, non penso. Ma certo, due eroi come voi sapranno come mettere quell'insetto al suo posto. Nel frattempo provvederò a raggiungere altri Toad per raccogliere informazioni. Salvate la principessa, conto su di voi. Che palle. Sempre su di noi queste responsabilità però. Ma se non lo facciamo noi, Luigi, chi lo deve fare? Gli altri Toad, quegli stronzetti. Allora, prima di tutto. Ah, tra l'altro, scusami, non eravamo. No, non eravamo già passati di qua, scherzavo. Allora, Bowser, vai a bere. Perfetto. Ecco qua, una nocciolina. Uno degli strumenti più utili di tutto il gioco. Ecco fatto. Che poi ti mettono qua il percorso che puoi fare senza l'acqua, però basta che usi l'acqua e puoi galleggiare. Tutta picnic, vediamo. Allora, aumenta la difesa di Mario che salirebbe a 36, mentre a Luigi 29 salirebbe a 39. Ok, al momento mi sento di darla a Mario perché è sempre quello che ha la difesa più bassa. Tanto si... a parte il singhiozzo. Tanto sicuramente troveremo tra poco un'altra, come si dice, un'altra tuta anche per Luigi, quindi hai voglia che lo aiutiamo. Allora, a sto giro, quello lì lo lasciamo un attimo da parte. Dai, i tempismi, santo Dio. Neanche quelli oggi. Preso. Oggi veramente non ho idea. Non ho veramente idea del perché sto facendo così tanti errori. No clue totale. Boh, sarò stanco effettivamente, ma non mi sembra. In realtà forse un pochino stanco lo sono. Parababarababam. Vediamo. 8, ce ne mancano solo 2 che troveremo tra poco. Oh, i pidocchi. Sì, uccidiamo prima i calamari. Perfetto, calamaro andato. Dai, Gigi, speravo io in un attacco, in un critico. Non so perché continuo a pensare che quando vada Mario faccia l'attacco in salto. Non so perché mi continuo ad autoconvincere di sta stronzata. Ecco, ora cresce. Ah, troppo tardi. Cioè, troppo presto. Perfetto. E quando non serve i colpi fortunati, però anche te, Luigi.
No. Ah, ok, vabbè, non importa. L'importante è che non abbiamo perso il turno. Ecco qua. Sì, facciamo questo. Luigi, porca di quella puttana, oggi ti ammazzo. Vabbè che non è colpa tua, non è colpa tua. È tutta colpa mia oggi. È tutta colpa mia e me ne rendo totalmente conto. E va bene così. Non si può sempre giocare perfetti, giusto? Allora, quindi abbiamo due di questi. E dove passa la proteina? Credo... Ah, da qua, perfetto. Non mi ricordavo che passava da qua. Pensavo fosse già un pezzo più avanti dove l'avremmo dovuta prima spostare senza l'acqua. Molto buono. Gnam, 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 gnam. Ah, brucia! È passato, dai. Scusatemi. Allora, altra bomba di infuocata. Si vede che Bowser non è mai stato a mangiare dove mangio io. Perché se gli basta questo solo per avere un sensazione di piccante, non ha mangiato il minimo delle cose che ho mangiato io. Ok. Quindi con il prossimo ce ne manca solo uno che spero che sia nella zona precedente dove abbiamo lasciato il resto degli oggetti. Cioè dove abbiamo lasciato il resto degli oggetti, dove non potevamo ancora passare, insomma. Allora, ora che abbiamo il passaggio libero. Ecco, fatta. No, forse è qua. No, questo è solo il bottone per passare, ok. Perfetto. Aspetta. Ecco qua. E proseguiamo dall'altro lato. Oh, ecco l'ultimo pezzo. Parababarababam. Hai ottenuto tutti i pezzi. Perfetto. E ora hai ottenuto l'attacco speciale, che è le palle di fuoco. Avevo ragione. Bravi, adesso potete usare il fiore di fuoco. Vuoi vedere con una dimostrazione? No, qui non c'è nulla, perfetto. E ecco fatto. Oh, i pidocchi. Andiamo subito dal tizio fatto. Oggi ti sparo. Dio mio. Oggi ti sparo, Mario. Oggi mi sparo in fronte, ti giuro. Dio mio, le sto sbagliando tutte e non ho idea del motivo. Boh, vabbè, guarda. Ah, aspetta, questo me lo ricordo. È il tizio grosso grosso questo. Ok, quindi. Perfetto, quindi questa scompare, quella risale di sopra. E aspetta un secondo. Perché io in teoria devo darlo a questo di qua. No, dove vai? Perché adesso, ecco, esatto, dovrei fare così. Già che sono qui, aspetta un secondo. Andrei prima nelle zone dove non potevo passare. Ad esempio là sopra, giusto? Ah no, era giusto, devo passarlo di qua prima. Comunque, vai Mario. No. Ecco fatto. E prendiamo questo blocco con una tuta da lotta. Guarda un po', chi l'avrebbe mai detto che non avremmo trovato un'altra tuta, che sicuro ci aumenta l'attacco e anche la difesa. Dai Luigi, così avete 33 di attacco tutti e due. A me sta bene. Non mi importa che Luigi abbia più difesa al momento. Va bene così. Tanto, allora, oggi non è il caso, perché non è il caso. Ma sapete che io in questa serie di giochi sono stato molto attento a tutti gli attacchi, tutte le cose, alle statistiche soprattutto.
Quindi bene o male, se ho una difesa un po' più bassa, se ho un po' meno punti vita. Perché qualcuno mi diceva, dovevi aumentare i punti vita. A me i punti vita non servono. Se ho una difesa alta, non me ne faccio niente dei punti vita. Perché tanto, uno, beccherò meno danni possibili grazie appunto alla mia difesa. E due, sono un giocatore attento. Va bene che oggi è un caso a parte e sto prendendo un sacco di danni e non dovrei. Puff. Ok, quindi qua ci dobbiamo venire tra poco. Luigi, ok, non è come gli altri capitoli che Luigi si può muovere. Oh no, è scomparso. Ah no, eccolo, perfetto. Allora Mario lo lasciamo ancora mini, così passiamo subito di là. Benissimo. Dov'era? Ecco qua. Vai Bowser. Pluf. Il cannone è carico, signore. Non mi ricordo se devo di nuovo prendere l'acqua. Per sicurezza è meglio prenderla però. Fuoco. Credo che sia arrivata dove doveva arrivare. Scopriamolo subito. Ecco fatto. È arrivata? Sì, è arrivata. Molto buono. Gnam 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 gnam. Oh cacchio, brucia. È passata, meno male. L'acqua mi ha raffreddato. Scusatemi se io faccio tutte ste vocine, ma la cosa mi diverte moltissimo. Ed eccoci finalmente qua. Avete ottenuto l'Electron, che sembra il nome di un Pokémon. Forse può tornare utile. Ma dai. E infatti è infilato proprio qui. Solo che io oggi sono totalmente fuori e devo un attimo rimettermi in carreggiata. Quindi noi ci salutiamo qui. La prossima volta combattiamo quello che c'è lì. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come non so se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.